E Salvini ci è riuscito, ha salvato Bossi padre e Bossi figlio? No, sinteticamente no, perché avevamo un appello che andava nel merito, mi avete sentito. È chiaro che nel momento in cui manca la condizione di procedibilità non si può nemmeno valutare una posizione nel merito. Quindi pur volendo emettere una sentenza perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto e via dicendo, non potevano farlo perché non si instaura un valido rapporto processuale. Più che altro mi ha, tra virgolette, sorpreso il tentativo della Procura Generale di far finta che non ci fosse la querela. Tentativo previsto, tentativo sul quale ho replicato, mi avete sentito, e sul quale ho presentato una memoria a tre giudici seri, perché sono tre giudici seri. Forse racconteremmo però un altro finale se ci fosse stata quella querela. Poteva essere anche interesse di Salvini presentarla e entrare nel merito? Poteva anche essere interesse di Salvini, però voi mi avete sentito. Nessuno ha mai chiesto indietro qualcosa che potesse essere relativa a una presunta appropriazione indebita. Questo vi dovrebbe far riflettere. Questo vi dovrebbe far riflettere. Trattandosi di una presunta appropriazione indebita di soldi, una richiesta, restituiscimi il mal tolto, restituiscimi quello di cui ti sei appropriato. No, niente di questo è successo, ma non oggi che non c'è la querela, da 7 anni e mezzo a questa parte. Il PG ha detto che questo però, la querela non nei confronti di Bossi padre e figlio, è stata una scelta politica, cioè basata su fatti estranei all'inchiesta. Io dico che è una scelta giuridica. Probabilmente chi aveva il diritto di querela sa benissimo che, parlo per la mia posizione, ovviamente non invado il campo di altri, che il senatore Bossi probabilmente, anzi sicuramente, non sapesse molti di quei fatti per cui è stato processo. L'ho detto, lo dicevano le prove, lo dicevano quelle tanto enfatizzate intercettazioni. Il senatore Bossi non sapeva. Cioè non si occupava dell'aspetto economico? Guardi, non ho detto questo perché sarebbe stato scontato. Non si occupava e non si occupa di aspetti economici il senatore Bossi. A maggior ragione all'epoca dei fatti, a maggior ragione dopo la malattia che l'ha colpito. Ma quindi in quella cartellina Family, avvocato, che cosa c'è dentro? In quella cartellina Family, penso mi abbiate sentito, se io oggi contabilizzo un assegno, e all'epoca si poteva fare l'assegno a me medesimo, l'assegno a noi stessi, no? E poi l'importo dell'assegno lo faccio diventare quindi il corrispondente monetario. E poi a distanza di anni dicono quei soldi sono andati per, mi sembra un po' facile come accusa. Non so se mi sono spiegato, l'ho detto, soprattutto quando, il tutto parte dopo aver reso delle dichiarazioni. E dalle intercettazioni telefoniche emergeva già che quel tipo di documentazione non esisteva e bisognava prepararla. Questo, permettetemi, insomma. Non c'era la causale di... Non c'era, bisognava preparare la documentazione per poter coinvolgere il senatore Bossi. A mio parere è stata pure preparata. Quindi è caduto in una trappola, secondo lei? Secondo me sì. L'ho sempre pensato, appena ho letto la sentenza di primo grado, come ben sapete non c'ero in primo grado, e appena ho letto la sentenza e ho cominciato a vedere le prove che erano state addotte a carico, ho detto no, non mi convinceva, non mi convince, peccato, l'ho detto, peccato che la mancanza della querela non mi abbia consentito di avere una soluzione al merito. Grazie.